Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa, oggi in diretta sia su Instagram sia su Facebook come sempre, poi sulla zuppa di Porro che arriva su nicolaporro.it. Molti di voi mi chiedono dove posso vedere la zuppa, sempre su nicolaporro.it. Digitate nicolaporro.it e riuscite a vedere le vostre zuppe di oggi, di ieri, di quello che volete, anche su YouTube. Insomma, non c'è possibilità di perderla. Vediamo cosa è successo sui giornali in pochi minuti oggi, anche perché sui giornali non è che ci sia tantissima roba oggi, per la verità. Allora, ci sono due o tre notizie. La prima riguarda la manifestazione del centrodestra di ieri. Vediamo come l'hanno trattata i giornali. Salvini rilancia, dobbiamo studiare. È il tema che ha preso, è l'angolo che ha preso il Corriere della Sera, che in maniera diciamo più istituzionale diciamo ha fatto un titolo fattuale sulle 200.000 persone che ieri si sono riversate a Piazza San Giovanni qua a Roma, che era la tradizionale piazza della sinistra, che per la verità già 13 anni fa aveva la destra, il centrodestra aveva occupato, diciamo non militarmente, ma come suo simbolo. Finalmente riuniti, dice il giornale, che è ovviamente il più compiaciuto, il più contento insieme ai giornali di centrodestra di questa reunion del centrodestra. Avviso di sfratto a Conte, siamo tutti uniti, poi vedremo come si lega questo ai problemi della maggioranza. Quindi i giornali di centrodestra sostanzialmente mettono in evidenza il fatto che Lega, Berlusconi e Meloni siano tutti insieme e una delle notazioni che fa Alessandro Sallusti, compiaciuto di questa manifestazione obiettivamente di successo che è avvenuta ieri, dice Casa Pound, perché c'era la polemica su Casa Pound che avevano fatto addirittura chi? La sinistra? No, degli alleati di Berlusconi, dei suoi dirigenti, cioè dei dirigenti di Berlusconi dicevano io non vado in piazza perché c'è Casa Pound, e devo dire che Sallusti ha risposto bene. Casa Pound, certo qualcuno forse c'era ieri, grande tema che avevano posto la Carfagna, gli uomini vicini a Berlusconi, le donne vicino a Berlusconi, in realtà insomma molto meno fasciste di quanto sia Grillo quando vuole togliere il voto agli anziani. Battuta, insomma, che voglio dire, a Sallusti non è andata giù evidentemente questa fronda interna, francamente incomprensibili ai più. La squadra del capitano punta il quotidiano nazionale dicendo sostanzialmente che è evidente ed è plastico che ieri la piazza era più di Salvini che di Berlusconi, a differenza di un po' di anni fa in cui la piazza era di Berlusconi e non era di Salvini. Però il popolo più o meno è quello, la piazza dei finti moderati invece è Gadlerne, dove io ho cercato di leggere una paginata intera di Repubblica, pagina 3 di Repubblica, e lì c'è un problema proprio di giornalismo. Cioè, cosa fa Gadlerner? Va sul Freccia Rossa, e la sua grande intuizione giornalistica è chiamarlo Freccia Verde, quindi chapeau, sembra una specie di Gianni Mura del politicamente corretto, ma è molto peggio ovviamente. E cosa fa? Va da Milano col suo Freccia Rossa, arriva a Roma, lo chiama Freccia Verde, incontra tre persone che vanno alla manifestazione, un cattolico, l'altro iperputiniano eccetera, e ne fa il racconto della manifestazione. Questo, se un vostro redattore, se doveste fare i giornalisti, svolgesse il temino, o anche voi maestre, quando avete un vostro studente che svolge il temino raccontando la minchiata piccola di casa sua, gli direste: ragazzi, vai a ripetere le scuole. In un giornale normale lasciate perdere quel tono di Lerner, è un temino di prima elementare, prima lezione di giornalismo. Il giornalista va sul treno per andare alla manifestazione, trova due persone sul treno e di quelle due persone sul treno ci fa la cronaca della manifestazione, dicendo che la manifestazione non è dei moderati perché lui incontra due non moderati sul trenino che lo porta alla manifestazione. È, come possiamo dire, è la pigrizia mentale di chi non vuol capire gli altri. Perfetto Gadlerner, non c'è da fare molti insulti, c'è semplicemente da dire che a calci nel culo sarebbe stato preso se fosse stato un praticante di un giornale e non l'uomo che gira in elicottero con l'ingegner De Benedetti, che quindi essendo quasi proprietario di Repubblica forse gli permette anche dei pezzi così inutili. Molto meglio Telese oggi, molti di voi non lo amano, il comunistone Telese, quello che vuole le manette agli evasori, comunque sulla verità un pezzo lo fa, con un'intelligenza, con una chiave di lettura. L'ultimo guizzo del Cavaliere, sostiene Telese, che si trasforma in gregario e vuol far fuori Forza Italia, nel senso che cambia, forse in maniera un po' gattopardesca, il suo modo di vedere e diventa gregario di Salvini, che è una mossa, se volete, piuttosto intelligente, se vuoi a influenzarlo e a moderarlo o quello che volete voi, non lo so, quello che pensa di fare il Cavaliere sono un po' affari suoi. Battaglia di slogan è ovviamente
il titolo dell'unico vero grande giornale, come possiamo dire, di comunisti rimasti in Italia, cioè l'Avvenire. L'Avvenire è il giornale del comunismo, catto comunismo italiano. Bisogna leggerlo perché il manifesto ormai non lo legge più nessuno, mentre questo Avvenire con un po' di preti danno il senso del catto comunismo italiano, quindi è una delle mie letture preferite per capire, conoscere, per deliberare e capire dove sono finiti i catto comunisti. Stanno tutti là. E l'unica intuizione che oggi hanno avuto è che, che quella di ieri è stata una battaglia di slogan, perché probabilmente quelli dell'Avvenire si attendono in piazza non una battaglia di slogan, ma una battaglia di, che vi posso dire, di grandi ragionamenti filosofici fatti a Piazza San Giovanni, gli stessi che probabilmente fanno i loro sinodi in cui parlano di Amazzonia senza altro fare che slogan. Ma comunque, quando si tratta degli altri, le battaglie sempre di slogan. Secondo tema della giornata, Conte, Altolà a Renzi e Di Maio, è il titolo, diciamo, istituzionale di Repubblica. Dobbiamo fare squadra. E lì Fontana, il direttore del Corriere della Sera, fa un fondo in cui dice: beh, adesso, insomma, è inutile che facciamo finta, e qualcosa non va all'interno di questo governo. Ah, beh, ce ne siamo accorti che qualcosa non va. E io chiedo a Fontana: poteva andare un governo tra due nemici pazzeschi come sono stati PD e Movimento 5 Stelle, io aggiungo come sono stati anche Movimento 5 Stelle e Lega nel passato governo, poteva andare avanti soprattutto e solo perché l'unica cosa che li teneva insieme era l'odio nei confronti di Salvini? Ci arrivava anche un bambino piccolo, toc toc, piccolo così, a dire: ma scusa, se mi andate a fanculo fino a ieri, oggi andate d'amore d'accordo. E dai, era una cosa abbastanza difficile da comprendere, ma Fontana oggi capisce che le cose non vanno più per il verso giusto. Beh, io devo dire che quelli del fatto sono fissati. Conte sta facendo casino contro Di Maio e Renzi. Di Maio e Renzi sono alleati contro Conte. C'è la manifestazione del centrodestra. Di che cosa parla l'unico neurone che rimane a quelli del Fatto Quotidiano? Sul carcere degli evasori e contanti indietro non si torna. Io la trovo fantastica. Il problema dell'Italia è i contanti. Per il Fatto Quotidiano il problema dell'Italia è i contanti. E se scopro che uno di voi si compra il fatto a 2 euro, 1,5 euro con la moneta, gli faccio un culo così. Detto questo, sulla questione Conte, Di Maio e Renzi, obiettivamente il titolo più giusto è quello del genio di Feltri, perché oggi Libero titola: Conte, arrenditi! È perché veramente sembra che sia accerchiato. È accerchiato da una parte da Di Maio e Renzi, che fanno l'accordo tra di loro per fottere Di Maio, per fottere, scusatemi, Conte sulla manovra finanziaria. E dall'altro c'è il centrodestra che per una volta plasticamente ieri ha fatto finta di essere unito. E se le regionali dovessero andare male per il PD, insomma, qualche problemino per Conte c'è. Quello, figurati se si arrende, quello non si arrende manco se gli tolgono la poltrona, proprio ci devi andare là con i bulloni, proprio a sbullonarlo dalla poltrona. Quello ce lo troviamo per i prossimi 50 anni, qualsiasi altra cosa, insomma, come il senatore a vita Monti che ha fatto il governo e poi ce lo troviamo a vita senatore, ahi noi. Beh, il pezzo più bello di oggi è quello che sul Sole 24 Ore ci regala il commissario europeo Paolo Gentiloni. Il commissario europeo Paolo Gentiloni oggi scrive sulle 24 Ore, e voglio mantenere questo profilo perché vorrei essere calmo, scrive: guardare all'Europa. Guardare all'Europa è una scelta dirimente. Che può guardare all'Europa? Guardare all'Europa è una scelta dirimente che può di per sé promuovere effetti positivi non trascurabili sui nostri conti pubblici. Io dico: ma questi vivono nel mondo normale? Guardare all'Europa serve ai nostri conti pubblici? Forse sì, se noi gli riduciamo le tasse, rimettiamo la flat tax e mettiamo un po' di consumi nel paese. Ma ragazzi, ma questo non si rende conto che stiamo affondando con questa manovra? Guardare all'Europa, ma che cazzo vuol dire guardare all'Europa? Ma come fa la gente a vivere in questa bolla di burocrazia, consiglieri di Stato, politici, commissari, gente che non ha mai fatto nulla nella vita, che dice: guardo all'Europa e mi fa bene. Ma ragazzi, ma voi vi rendete conto? Questo è il nostro commissario europeo. Guardare all'Europa va bene. Io sono, a differenza dei leghisti, convinto che noi si debba stare all'interno dell'Europa. Ma guardare all'Europa non serve assolutamente a nulla. Assolutamente a
nulla. Guardare invece alle piccole partite IVA, agli imprenditori, al decreto dignità di merda, a quelle follie che hanno fatto i governi precedenti. Quello forse serve a migliorare i nostri conti pubblici. I conti pubblici non servono, non migliorano guardando l'Europa, ma migliorano se la gente produce ricchezza e consuma. E produrre ricchezza e consumare non si fa guardando l'Europa. Chiaro? Se lo spread diminuisce, non migliorano i consumi, purtroppo. È anche vero che se tu dici un giorno sì, un giorno no, che vuoi uscire dall'Europa, lo spread non migliora. Ma non serve a nulla guardare l'Europa, caro Gentiloni, non serve assolutamente a nulla, se non a te, che hai lo stipendio pagato dall'Europa, il che è legittimo. Ma basta però, non ci fa finta che a noi ci serva guardare l'Europa, perché l'Europa, però ovviamente su Sole 24 Ore Gentiloni ha detto la sua. Bellissimo a proposito d'Europa, il titolo del mail, The House of Fools, non The House of Cards. The House of Fools sarebbe la Camera dei Deputati, la Camera dei Comuni inglese, che ieri, nonostante Boris Johnson, un genio totale, riesca a trovare l'ulteriore compromesso per poter fare l'uscita della Brexit ordinaria, questi prendono ancora tempo. È pur vero che l'Inghilterra è la grande democrazia parlamentare che a tutti ci insegna tutto, però... Come non dare ragione all'orribile populista conservatore Sunday Mail quando dice The House of Fools? Questi sono come Gentiloni, si sono bevuti il cervello. Ognuno si beve il cervello a modo suo. Boschi, siamo il partito delle no-tax. E lì ho letto Giovanni Negri oggi su Facebook che dice: ragazzi, a Boschi, tu però non è che te puoi svegliare la mattina e dire che sei il partito no-tax, perché fino ad ora ce l'avete fatte un mazzo così di tasse. Certo, devo dire io, meno tasse ha fatto la Boschi e loro di questi altri pazzi di oggi. Il PD è il partito delle tasse, dice la Boschi. Dice: noi siamo il partito delle tasse, il PD è il partito delle tasse. Fino a un mesetto fa stava nel PD lei, ma ha anche ragione. Il punto fondamentale è che oggi Travaglio, il portavoce del Movimento 5 Stelle, ma di una parte del Movimento 5 Stelle chiaramente, cosa cavolo dice oggi? I no tasse, se stanno al governo, sono più pericolosi dei brigatisti. Io vi giuro, io ho letto oggi sul Fatto Quotidiano, sul moderato Fatto Quotidiano, delle manette, eccetera, questo scrive che se i no tasse stanno al governo, sono più pericolosi dei brigatisti. Prima pagina oggi di quel giornale che dà il senso di quello che penserà Conte, perché è diventato il giornale di Conte, della parte grillina contiana, ed è una roba che ti fa venire i brividi sulla incapacità totale, non solo di capire l'economia, ma di avere un raziocinio liberale rispetto a questa crisi in cui ci troviamo. Flat tax, partite IVA, che è il grande tema che voi sapete a me sta molto a cuore, perché gli hanno reso la vita ancora più complicata. Al 1 gennaio dovrebbe ritornare la contabilità analitica, secondo il Messaggero di oggi, fino a 30.000 euro non è analitica, dai 30 ai 65 lo sarà analitica. Fare queste continue soglie, cambiamenti, eccetera, non serve a nulla se non a far casino. Katia, no, questi si bevono il cervello a seconda di dove gli regalano i soldi. Non lo so, questi si bevono il cervello per un motivo diverso, sono ideologici. Ragazzi, a proposito di ideologia, è arrivato a Instagram e ai miei amici di Facebook Nicola Porro, le tasse invisibili, spottone come sempre del mio libro La nave di Teseo, e con l'imposta, è l'unica cosa che veramente credo, è con l'imposta che si organizza la tirannia moderna. Bene, io direi che per oggi è tutto, vi do appuntamento come sempre sul sito nicolaporro.it, dove c'è un sacco di materiale. Scusate, mi stavo vedendo i messaggi. Hai più ascolti te adesso che ieri il capo di Italia Viva Leopolda? Non lo so, Fulvia, ma Travaglio può dire di tutto. Noi ci vediamo come sempre domani sera a Quarta Repubblica, domenica sera a Quarta Repubblica. Prima però prenotate, perché ancora non è possibile trovarlo nelle vostre librerie, le tasse invisibili. Ciao.